Ringraziamo Enrico Spinelli anche per il lavoro che ha dedicato alle biblioteche. Enrico, dal 1° maggio, cesserà la sua attività. Andrà in questo. Bene. Ho detto che non c'è la nostra consigliera e quindi forse due parole per spiegare perché l'Istituto ha voluto organizzare questo evento sono doverose. Ora, non è un momento, una stagione felice per le biblioteche italiane, nel senso che non sono nell'agenda priorità, nell'agenda delle politiche pubbliche, questo vale credo per tutta la filiera istituzionale, dal Ministero agli enti locali, forse anche da questo salone si percepisce qualcosa. E proprio in questi momenti, diciamo, riflettere un po' su quelli che sono i nostri punti di riferimento diventa interessante. Per l'IBC è anche un momento significativo, perché noi l'anno scorso non siamo stati presenti al salone, quindi ricominciamo quest'anno, e questo salone tradizionalmente tratta di temi che sono parte dell'attività dell'Istituto. L'Istituto ha partecipato fin dalla prima edizione del Salone di Ferrara. E quindi per noi è, come dire, riprendere un po' l'attività con slancio e anche con fierezza per il lavoro che si è fatto dopo un anno un po' complicato come è stato il 2017. E in questo percorso dell'Istituto, che naturalmente parte molto prima del Salone del Restauro, c'è un insieme, una trama di relazioni, di figure con cui l'IBC ha avuto a che fare da tantissimi anni e che sono poi protagonisti dei temi di cui stiamo parlando. Non so, penso a Casamassi, se in un vecchio articolo su Biblioteche Oggi, se non vado errato, Libero Rossi racconta come Nazareno Pisauri, altro personaggio che meriterebbe, diciamo così, un ricordo perché ha lasciato una traccia che forse meriterebbe una riflessione. Nazareno Pisauri quotidianamente con Francesco Barberi, che era di Tanza Bologna, si recava a Firenze nel periodo dell'alluvione e accompagnava Barberi sul posto. L'alluvione certamente è stato un evento che ha segnato una generazione, diverse generazioni, e in qualche modo l'alluvione fiorentina del 66 naturalmente, e in qualche modo poi si è riflettuto anche sulla storia del nostro istituto, perché i protagonisti sono poi rientrati e hanno partecipato, non so, ai seminari che l'istituto ha fatto, alle elaborazioni che l'istituto ha fatto. Questo vale naturalmente per Casamassi, ma se si guarda oltre il testo, uno dei, credo, dei classici di questo argomento, l'esito, stiamo parlando del 1980, voi vedete che questi temi e questi personaggi ritornano. E Crocetti naturalmente fa parte di questa trama di relazioni, di questi, possiamo dire, compagni di viaggio dell'Istituto. Crocetti è anche protagonista, l'avete sentito evocare spesso, della notevole serie di Conservare il Novecento. Noi nel manifesto che vedete abbiamo riprodotto poi i volumi, gli atti dei congressi stampati da lì. Ecco, qui questi temi, noi pensiamo sia bene parlare, e abbiamo appunto chiamato persone che hanno conosciuto Crocetti, ma hanno conosciuto naturalmente l'Istituto, le sue elaborazioni, le sue attività, in cui i destini professionali si sono anche incrociati. Questo poi è il bello della nostra professione. Io spero che l'IB
Ora, Crocetti è morto il 10 marzo del 2007, quindi siamo entrati nell'undicesimo anno. Io spero che l'AIB, ma credo che si farà, poi affronti, dedichi a questo maestro della biblioteconomia e del bibliotecario novecentesco una riflessione, magari sull'attività e sul suo pensiero a tutto tondo. Noi nel nostro piccolo, insomma, abbiamo pensato appunto di ricordarlo e di dare anche così una serie di orientamenti alla nostra attività qui a Ferrara. E dicevo, a parlarne ci sono persone che Luigi ha conosciuto, hanno amato e che hanno incrociato il nostro istituto in più di un'occasione. La prima di queste è, consentite con grande piacere, Rosaria Campioni, che all'IBC è stata tantissimi anni soprintendente dei librari, amica di Crocetti, è qui proprio perché ha deciso di, diciamo, di, devo dire come Nazareno, di non occuparsi dopo la pensione di convegni, insomma, se non come spettatrice, eccetera. Però il Luigi Crocetti, come dire, è il motivo per cui lei è qui, quindi io volentieri cedo a lei la parola.